ragazzi, guardavo questo video, no? Ok. È abbastanza solito, no? Li conosciamo, soliti attori, questo... No, io non so, ve lo faccio vedere perché merita veramente. Allora qua io ho una cosa migliore della sua, perché io ho questo, no? Io ho questo, ed è uno spazzolino elettrico, non solo. Questo spazzolino elettrico sotto è di plastica, plastica di qua, plastica di là, tutto plastica, senza contatti, va bene? E sono in mezzo al bosco. Loro, nello spazio, super avanzati, con sto filetto che va ovunque, lunghissimo, perché ovviamente si devono portare dietro quella specie di spazzolino elettrico, appunto, per fare le interviste, le idiozie. Poi la signora cosa fa? La signora va là sempre con sto spazzolino elettrico, col filo lunghissimo, eccetera. Wireless solo sulla Terra, nello spazio fili. Normale, no? Chiedetevi queste cose qua. Entra in questo coso e trova casualmente dietro il sedile. Se non l'avete visto ve lo faccio rivedere. Una roba veramente triste. Sto filo ovunque, questo tubo che non si capisce cosa fa. Si apre la porta forse, per tenere la porta. E trova dietro il sedile sta roba, no? Simpatico, no? Che strano che... Allora, faccio il riassunto. Lei è operaia, forse, sicuramente, riparatrice, eccetera. Spaziale. Scienziata. Con il peluche spaziale. Ok. Bisognerebbe bagnarla e vedere se ruotandola... l'acqua sta là o... Vabbè, comunque non andrebbe bene lo stesso perché non è in scala, perché il peluche non ha la stessa densità della Terra, di cui non conosciamo un cazzo perché abbiamo bucato 12 km su 6.000. No, lei prende sta palla e si fa vedere che ruota, adesso vedrete. Ma io voglio far notare un'altra cosa, no? Sempre parlando di riassunti. Scienziata spaziale col spazzolino elettrico, col filo wireless nello spazio, e dietro c'è questo signore, vedete il signore? C'è un signore con i guanti, perché la tuta è diversa dai guanti, non è che è come la tuta dei bambini che con i piedi insieme, no? I guanti sono separati, allora c'ha i guanti, il casco che è anche separato, ed è messo con la cintura di sicurezza, non credo che c'è qualcuno là dentro, no? Quindi fate vobis. Salute.